Però diciamo, ecco, volevo dirvi subito perché non mi conosce cosa penso della musica. Io credo che la musica dovrebbe essere il paese più democratico del mondo. C'è gente che solo con due scale è diventata numero uno nel mondo, B.B. King. C'è gente che con tutte le scale ha fatto due palle così a tutti, non ha fatto niente. Quindi la musica va valutata in base al sentimento. Ho detto razzista perché io fino a 20 anni sono stato un talebano, era proprio un missionario in confronto a me. E ho capito una cosa molto importante, grazie agli incontri di belle persone che mi hanno fatto capire certe cose. Che ero razzista, io sono per esempio hard rock pesante, no? Con il discorso, cosa che amo ancora. Ma tutto quello che non era quello non è che dicevo non mi piaceva, dico è merda. Il jazz è tutto uguale, il pop è semplice, la musica classica è vecchia. Guarda caso, l'unica cosa degna di è era quella che facevo io. Cioè. E poi ho capito che la musica ad alto livello è tutta difficile, e questo come l'ho capito? Non leggendolo sui libri o parlando con i miei amici, l'ho capito vedendo le figure di merda, i morti e feriti intorno a me, come quando avete visto Salvate il soldato Ryan, Sì. come quando te corri verso la verità e vedi qualcuno che muore vicino a te. Io ne ho visti tanti morire per questo fatto, credere di saper tutto, credere che ci sia un genere musicale che sia depositario della verità. Nessuno. L'unico genere musicale della verità è quello che ti fa divertire mentre lo suoni. E quindi mi sono stancato, mi sono rotto le scatole di sentire quei discorsi vecchi di 50 anni fa per cui parlavi con musicista classico, ma chi fa la musica seria è questa. Con chi fa jazz, ma la musica pop è facile, quelli tu vale. Poi con chi pop, chi fa jazz, oh ragazzi, calmatevi. Poi cominciare a frequentare, fortunatamente, dei personaggi anche a livello mondiale, da Chet Baker a Mina, a chi vi pare a voi tutti, ho fatto più di 300 dischi. E sentivo che i discorsi erano profondamente diversi di queste persone. Cioè io non ho mai sentito una musicista a livello mondiale dire mi fa schifo una cosa, ma sempre col massimo del rispetto. L'ho sempre sentito da mediocri. Quindi, e poi non ha più senso, diciamo, non c'ha. Mi sentite? Mi sentite a fondo? Ecco, quindi io spero che non ci sia nessun razzista perché si perderebbe tanto della vita. Se uno vuole mangiare carbonara a pranzo, cena e colazione è libero, ma non dica che chi ha un'alimentazione completa e varia è uno stupido. Questo è fatto. Nella vita, perché fortunatamente io non sono nessuno, però ho una grande dote. Io c'ero, nel senso, più di 300 dischi, ho visto delle figure pazzesche di certi musicisti che pensavano. Spesso i jazzisti sono depositari di ciò che è vero, di ciò che è difficile, chi fa rock è uno scemo. Non è così perché ho visto veramente non riuscire a suonare certi tipi di musica. Che nel momento in cui non si ama una cosa, la fai senza amore, c'è qualcuno con la metà delle tue possibilità che ti fa un culo così. Perché la fa meglio. Perché la differenza quando te ami una cosa, dai il massimo. Se la fai con sufficienza. E poi diciamo che i vari generi musicali hanno veramente, vanno affrontati in maniera un po' diversa. Per esempio, nonostante che 150 dischi l'ho fatti di jazz, 150 di pop, quelli nei quali sono sempre più andato molto preoccupato sono quelli di pop. Perché? Perché pop è molto semplice da riprodurre. Te senti una cosa, la fa. Ah! Il problema è inventarsene. Il problema è quando le vai a fare un disco la mattina alle 10 tirando un brano che non conosci. E ti fanno sentire un click con la chitarra. Inventarti. Niente, io ho visto gente immobilizzata. Che faccio? È far pezzo di pastorocio che sulla memoria. Non serve a Certo, niente. no, chiaro. Ecco, questo dico. Quindi la Sì. musica. A chi manca? Cos'è? A chi manca la A me. scheda? Ok, allora dalla a lui per favore. A me manca.
A te manco. Sì, grazie. Come dire, la musica. C'è un posto là, un posto là. Siete due. Anzi, due posti là e uno là. Ma queste sono delle cosette che poi magari guardate così potete seguire, magari per massimarle insieme. Questa è Antenna Sicilia, eh? Eh? È Antenna Sicilia, scherzo. Ho suonato con siciliano tempo fa, Tom Sinatra. Conoscete, in chitarrista? Bravo. Quindi la musica facile non esiste. Esiste ogni tipo di musica ha dei suoi canoni, quindi se vuoi andare a fare musica cubana che so tre note, il basso non sta mai a battere, mentre mia mamma sì, ma la musica cubana no. 1, 2, 3, punt, gung, gung, gung. Io sentivo questa cosa, no? Ma che c'ho due note. Quando mi è capitato la prima volta al seminario, un disco mi hanno chiesto, questa facciamo salsa, facciamo cubana, tumbao. Gung gung, ma non lo scrive tutto. Sono andato a casa e ho sentito un mese di musica cubana. Certo. Cioè, uno si accorge delle cose solo quando le fai. Parlare di cose che non sono accadute. Grazie. Porca vacanza, proprio perché sono raccontato. No, scherzo. Allora, ciao. E poi, vabbè, comunque, questa è la premessa per dire che non esistono buoni e cattivi nella musica, esistono. Musiche che emozionano e no, e spesso noi non ci emozioniamo perché non sappiamo il giapponese, quindi non, se uno parla in giapponese non capiamo il giapponese. Quindi io sono partito con rock progressive e il primo turno di musica pop che dico spacco tutto, sono andato a casa, veramente lo racconto sempre, e volevo smettere di suonare. Dal fatto che mi sentivo il più tecnico a Roma, per dirti che poi non era vero la mia cosa, insomma ero bravo, volevo vendermi tutto. E come se te pensi di menare alle tigri, arriva un nano legato e ti riempie di botte. La stessa cosa. E lì ho preso atto di quello che, della prima cosa che vi ho detto, cioè il fatto che uno se la può raccontare molto bene da solo, se la può raccontare molto bene con gli amici, ma non se la può raccontare bene con quelli che fanno la musica veramente. Perché quelli che sanno fare la musica veramente... c'è tutto un mondo dietro che spesso uno neanche immagina. Le cose più importanti le ho imparate guardando le prove o assistendo a turni di altri musicisti quando ero piccolo, perché quando arriva il prodotto è semplice, il computer, ma pensa a costruirlo, certo. Quindi a mia volta sono stato in sala col click, per esempio, ho preso un colpo, cioè micidiale, e poi soprattutto il fatto di essere primo funzionale per il pezzo, poi se possibile essere anche estetico, cioè lasciare una piccola firmetta, un tuo fill, una tua cosa, ma la prima cosa è riuscire a far camminare il brano, si dice così, diciamo, perché una volta insomma i dischi si facevano sempre insieme, adesso uno spesso li fa col computer da solo e si dice che bella idea che ho avuto, come sono bravo, faccio così, no, invece quando stai... Allora, andare in studio è stata una cosa molto bella perché lì ti accorgi veramente, ancora adesso, per me come, sai, come uno sta bene che va in clinica, esci, due o tre medicine le prendi, perché è una lastra, in studio proprio è fondamentale, perché rimetti, la prima volta che hanno messo il mio basso in solo mi ha preso un colpo, sta sporcizia pazzesca, cioè una cosa, e quindi adesso ci suoniamo magari una cosa insieme, poi vediamo con Maurizio, racconteremo un po' le cose musicali, anzi sarebbe bello anche che non fosse un soliloquio, perché sicuramente tutti voi avete che più che meno nella testa qualche domanda da fare, qualche dubbio, qualche curiosità, insomma. Io almeno non è che sono, però insomma l'ho vista tanta, l'ho fatta tanta, in tutti i sensi, in tutti i campi, posso raccontarvi un po' come funziona.